il parrucchiere più famoso di tutte le televisioni internazionali, Federico Fashion Style. Ciao Federico. Ciao a tutti, eccoci qua, sono qui, speriamo che saprò giocare perché non ho mai giocato a tennis, quindi vediamo che cosa succede. Allora, credimi, il 99% delle persone che sono qua non sanno giocare a tennis, allora, però è un grande show, qua ci si diverte. Oddio, non tanto, perché io vedo che si stanno un po'... C'è qualcuno che ce la mette, si mette di impegno. Addentrando, però chissà, vediamo quello che succederà. L'importante è partecipare. Assolutamente sì, anche per una nobile causa. Federico, abbiamo di fianco a noi Charlotte. Qualche consiglio per l'estate, di acconcia tua. Beh, ma Charlotte già è bellissima, quindi c'è poco da fare, fa caldo. Fa caldo! È bello legare i capelli. Cosa bisogna fare? Legare i capelli, ok. Caldo. Grazie Federico. Come ti sembra questa serata, Federico? Beh, una serata bellissima, sembra un po' di essere ritornati un po' indietro nel tempo, prima del Covid, quindi è bello vivere momenti tutti insieme, divertirsi, momenti di leggerezza, poi estate, quindi va bene. Peccato a queste zanzare che girano, siamo in un vortice, però ci sta, estate, è giusto che sia così. Ebbene sì, amici da casa, e chi abbiamo qui stasera insieme a noi? Costantino Vitaliano! Dov'è? Ciao a tutti! Buonasera Costantino! Buonasera a voi! Raccontaci qualcosa, come ti sembra questa serata? Cosa ti piace, cosa non ti piace? Vabbè, il master lo sai, ci siamo noi che tentiamo di giocare a tennis. Infatti se vi girate, non so, fate l'inquadratura, mi sembra che la Cipriani stia giocando con una zeppa 28, cosa c'ha? Quindi se volete sorridere e vedere giocare a tennis, venite a vederci. Quindi come al solito, dai, bella, no? Tanta gente, quindi questo è bello. Esattamente, tu non ancora hai fatto il tuo turno? No, ma io faccio il giro del campo, vedi, vengo a rompere le balle alle giornaliste belle come te. E buonasera cari amici da casa, oggi non può mancare di certo Cecchi Paoni, buonasera! Ciao cara, buonasera a tutti, come state? Benissimo, comunque con tutta questa energia che la gente ci trasmette, non possiamo stare più che bene. Come andiamo? Andiamo bene, perché io ho venuto la prima volta l'anno scorso per aiutare la ripresa dopo il Covid e a questo punto ci ho preso gusto. Direttamente dallo studio di Amici 2023, loro per me sono i vincitori. Io poi ho detto a Isobel che ho speso quasi 1 milione di euro per votarla. Amore, mi dispiace tanto. Non è vero, non è vero, però fa niente. Infatti, grazie. Vabbè. Per me quanti ne hai spesi? 2 milioni, perché poi lui è di qua. Eh sì, perché lui è di qua. Esatto, sono di Riccione, di Romagnolo. Romagnolo, questa sera siamo qua per una grande causa. Esatto. E quindi ci battiamo sempre per le grandi cause. È bello vedervi in compagnia, Isobel. Siete grandi amici o... Forse qualcosa di più. Aiaia, scoop dell'estate. Chiamiamo Alessi di Novella 2000 qua. Siamo in compagnia di Emanuela Russo. Bellissima modella, buonasera. Grazie, buonasera. Allora, tu ci hai da raccontare una storia molto interessante. Sì, allora, io sono stata selezionata come finalista italiana per Mister Universe, che si terrà nelle Filippine a Manila nel 2023, dall'1 al 9 ottobre, per cui una cosa abbastanza bella. Allora Emanuela, intanto in bocca al lupo, però sappiamo che bolle in pentola è una cosa molto importante, vero? Ci vuoi raccontare in 2 minuti che cosa si tratta? Non ho detto 2 minuti a caso. I due famosi 2 minuti, allora, infatti la cosa che a me ha spinto molto maggiormente a partecipare a questi concorsi, perché il tema principale è proprio contro la violenza sulle donne, per cui io personalmente tengo molto a questo fattore. E appunto che la tratteremo tantissimo questo argomento, mi sono proprio impegnata anche nel poter portare anche la mia voce per tutte le donne, soprattutto italiane, che si tratterà anche là in questa argomentazione molto delicata e molto, molto importante. Ciao Antonio, come va? Tutto bene, qui sembra un piacere venire in Romagna, a Milano Marittimo. A Milano Marittimo, al VIP Master. Antonio, vediamo una troupe che ti segue, cosa sta succedendo? Ma sono dei ragazzi che veramente bravissimi, hanno fatto vari
vari documentari con personaggi. Quest'anno hanno scelto a me per la storia della mia vita e questi mi hanno seguito, sono venuto da Milano Marittima proprio per questo master di tennis. E allora, se vogliamo vedere la vera storia di Razzi, su Prime Video prossimamente. Bravo, ah, ma tu sai tutto, eh?